Per la quarta puntata di In viaggio con Livorno Sera facciamo tappa a Siena, famosa per Piazza del Campo, la Torre del Mangia e il suo bellissimo Duomo, con i suoi capolavori, la facciata, le vetrate e il soffitto. Il pulpito realizzato da Nicola Pisano, un esempio unico di cattedrale romanico-gotica italiana. Ma il nostro obiettivo è la mostra Salvador Dalì da Galileo Galilei al surrealismo, a Palazzo Piccolomini o delle Papesse, così chiamato in ricordo delle sorelle di Papa Pio II, Caterina e Laodomia Piccolomini. La prima diresse l'impresa della costruzione del palazzo che avvenne fra il 1460 e il 1595. Appena entrati veniamo subito accolti da alcune sculture dell'artista. Galileo Galilei ha soggiornato in questo palazzo delle Papesse dopo aver abiurato ed è venuto ospite del Piccolomini per circa 6 mesi. La mostra si intitola Galileo Galilei, da Galileo Galilei al surrealismo, proprio per l'interesse che Dalì aveva per la matematica e per la fisica. E qui, per la prima volta a Siena, abbiamo presentato tutte le opere tridimensionali del maestro catalano. Quindi abbiamo cercato di dimostrare l'interesse per la fisica, per la matematica e per la psicologia, in particolare per la psicanalisi. Non a caso Dalì cercherà di incontrare e incontrerà a Vienna Freud per approfondire meglio quelli che sono gli aspetti della psicanalisi e della psicologia, ma incontrerà anche Heisenberg per farsi spiegare la meccanica quantistica. Quindi cerca di approfondire quegli aspetti nella prima metà del Novecento che sono importantissimi. Ora, uno degli scopi della mostra è proprio quello di divulgare e di far conoscere al grande pubblico questo interesse particolare. Invece di mostrare i soliti quadri che circolano sempre per il mondo, abbiamo focalizzato l'attenzione per le sue opere più curiose e interessanti, naturalmente, relativamente alla fisica e alla matematica. In particolare qui troviamo, per esempio, tutti i ritratti fatti degli scienziati più importanti del primo Novecento, che spaziano da Madame Curie a Pierre Curie a Fermi, naturalmente anche un ritratto di Einstein, di Leonardo, di Newton, ecco, e abbiamo anche le sculture in bronzo di Newton, e quindi quelle sculture relative alla gravità. Dopodiché abbiamo anche le opere che lui ha trasformato in lanterne, tanto non erano che i solidi platonici, ovvero i poliedri regolari. Quindi dimostra la sua grandissima capacità di sublimare un concetto psicologico in un'espressione artistica. Qui siamo di fronte invece ad un bronzo che raffigura Alice nel Paese delle Meraviglie, un libro scritto da Lewis Carroll, che era un matematico. Ecco, quindi l'attinenza ancora con l'espressione artistica di un matematico, in questo caso che fa un libro apparentemente di fantasia, mentre nella realtà ci sono moltissimi giochi enigmistici e anche matematici nascosti, e da lì illustrerà il libro di Lewis Carroll con appunto con 12 pitture e una scultura che rivelano, cercano di rivelare appunto questo aspetto nascosto, dove abbiamo la fantasia, dove abbiamo però anche la matematica e dove abbiamo nascosto tutti anche dei concetti scientifici. Gli orologi molli, simbolo del tempo, gli elefanti con le zampe lunghe e sottili, ma anche il Dalì designer che realizza divani e ancora pendenti ispirati alle opere dell'artista. Ad arricchire la mostra anche curiose installazioni non realizzate da Dalì. Thank you.
e poi le anamorfosi, un'immagine che ne nasconde un'altra. Siamo nella parte alta del Palazzo delle Papesse e siamo esattamente sull'altana di Galileo. Cioè questo è il luogo dove Galileo Galilei veniva a studiare le stelle con il suo allievo Teofilo Gallaccini. Il professor Alessandro Marchini, direttore dell'osservatorio astronomico, è riuscito da qui a ricostruire tutte le lune che Galileo vedeva. Ed è proprio partito da qui l'idea di organizzare una mostra di Dalì, proprio perché da Galileo siamo passati subito dopo a Newton, e a Newton ha dedicato una scultura molto bella a Salvador Dalì e all'interesse per la gravità. Prima di salutarvi, un ultimo sguardo alla città. Ne ammiriamo ancora le bellezze architettoniche. Ancora qualche curiosità su Piazza del Campo. La Torre del Mangia, di cui abbiamo parlato all'inizio, è così chiamata perché la persona incaricata di battere le ore si dice sperperasse tutto il denaro in cibo. Alta 102 metri fino al parafulmine, si compone di 300 scalini. Tra le viuzze di Siena, su una parete di Palazzo Tolomei, troviamo una targa. Sono alcuni versi del canto quinto del Purgatorio della Divina Commedia di Dante, che riguardano Pia dei Tolomei. Vi lasciamo con quei versi. De, quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, ricordati di me, che son la Pia. Siena mi fe, disfecemi maremma, salzi colui che n'anellata pria, disposando Maea con la sua gemma.